E adesso vediamo se dobbiamo metterci a dieta anche con l'uso del telefonino, perché c'è questa una sentenza alla Corte d'Appello di Torino, di cui ci parlerà adesso Marzia Maglio, che ha riconosciuto a un dipendente della Telecom di aver contratto un tumore benigno perché teneva il telefonino attaccato ogni giorno 3-4 ore, che credo sia la media della gran parte di voi che ci state ascoltando. E poi sentiremo un momento gli scienziati, quindi, ma è vero o non è vero? E serviranno o non serviranno le cuffiette e gli auricolari? Marzia Maglio. Può causare il cancro al cervello. È questo l'avviso che Roberto Romeo vorrebbe attaccare su ogni scatola di cellulare. Lui che passava 4-5 ore al giorno al telefonino e che oggi è diventato testimonial contro i danni causati dai campi magnetici. Roberto Romeo è un ex dipendente di Telecom, da sempre alle prese con i cellulari, che nel 2010 ha scoperto di essere stato colpito da neurinoma del nervo acustico, tumore benigno ma invalidante, che lo ha reso sordo da un orecchio. È così che ha iniziato la sua battaglia e ha intentato causa contro l'INAIL, Istituto per gli Infortuni sul Lavoro. Ed ha avuto ragione, in primo grado nel 2017, con sentenza del Tribunale di Ivrea, e in seconda istanza, pochi giorni fa, quando la Corte d'Appello di Torino ha condannato l'INAIL, appunto, a corrispondere all'uomo una rendita vitalizia da malattia professionale. Non ho niente contro i cellulari, ha dichiarato Romeo, ma per evitare danni è necessario utilizzarli in modo corretto. La sentenza è storica ed è destinata a far discutere e a riaprire la già annosa questione sulle conseguenze di una esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche. Durante il processo, infatti, è emerso che basterebbe usare il cellulare 30 minuti al giorno per 8 anni per essere a rischio. Di ben altro avviso la comunità scientifica, che sostiene di non avere ancora riscontrato un rapporto di stretta causalità tra radiofrequenze e tumori. Il più recente studio sul tema, a firma dell'Istituto Superiore di Sanità, ARPA Piemonte, Enea, CNR e IREA, infatti, sostiene che dopo 20 anni di studio non è stato possibile dimostrare che un uso prolungato del cellulare causi l'incremento di rischio nell'insorgenza di tumori maligni, glioma o benigni, meningioma, neuroma acustico, tumori delle ghiandole salivari. A differenza di quanto già dimostrato, per le sostanze classificate invece come certamente cancerogene per l'uomo, cioè raggi UV, alcol e sigarette. La Corte d'Appello di Torino, però, sulla base di nuove perizie medico-tecniche, scrive che ci sono solidi elementi per affermare un ruolo causale tra l'esposizione dell'appellato alle radiofrequenze da telefono cellulare e la malattia insorta. Negli ultimi anni Roberto Romeo ha girato le scuole d'Italia per raccontare la sua storia e sensibilizzare studenti e genitori sui rischi di un uso eccessivo e sbagliato dei dispositivi mobili. Roberto Romeo è collegato con noi al telefono. Buonasera. Sì, buonasera. È un telefono fisso o un cellulare? Purtroppo non sono a casa, per cui devo utilizzare il cellulare, anche se l'ho collegato in modo fisico all'autoradio del mio mezzo, e quindi parla in viva voce sostanzialmente, insomma. Non in viva voce, ma come se fossi in auto col Bluetooth. Invece del Bluetooth io ho un cavetto fisico che si collega all'autoradio. Ho capito. Allora, lei nel 2010 si è ammalato e dice di aver usato per 15 anni il cellulare per 3-4 ore al giorno, è così? Sì, confermo. Ecco, e più o meno è quello che faccio io, ahimè. Ma insomma... io lo utilizzavo specialmente i primi, appoggiato all'orecchio destro, con la spalla, lo tenevo attaccato perché non c'era il viva voce, non c'era l'auricolare a filo, cioè non c'erano delle precauzioni, non si potevano utilizzare, a parte che nessuno lo sapeva, ma non si potevano utilizzare. Bene, quali sono stati i primi sintomi? Ma i primi sintomi sono stati di un orecchio tappato, di acufeni e quindi di possibile cerume all'orecchio destro. E sono stato dall'otorino mi ha detto no, assolutamente non c'è cerume, attacco batterico, proviamo a fare cura con antibiotico, ma anche lì non c'è stato nessun
vantaggio, nessun miglioramento, per cui dalla risonanza magnetica che poi è stata fatta nel 2010 è risultato questo neurinoma dell'acustico attaccato al nervo acustico, quindi una pallina da ping pong da 2 centimetri attaccata al nervo acustico. Quando lei è stato operato nel 2011, che cosa le hanno riscontrato? Mi hanno riscontrato appunto il neurinoma dell'acustico, per cui per fortuna un tumore benigno, per quanto sia in una posizione molto critica, e mi hanno confermato quindi che è stato un neurinoma dell'acustico. Ho capito. Lei ha continuato poi a lavorare? Io poi ho continuato a lavorare, sono tornato a lavorare 3 o 4 mesi dopo, anche perché poi mi sono preso la meningite come complicanza da sala operatoria, che cioè, purtroppo 5 casi su 100 possono contrarre queste malattie da sala operatoria, e io sono stato purtroppo uno di quelli, per cui la mia ripresa è stata poi più difficoltosa. E comunque sono tornato a lavorare e nell'attività che facevo prima, la differenza era che io quando vedevo delle chiamate arrivare dal cellulare buttavo giù, e siccome avevo il telefono fisso dell'ufficio sulla scrivania, richiamavo quel numero dal telefono fisso, quindi evitavo di utilizzare in comunicazione il cellulare. E poi ha avuto una specie di anticipo di pensione, se traduco correttamente, dal 1° dicembre scorso. Sì, esatto. Per fortuna poi gli accordi azienda, sindacato, eccetera, hanno portato a 2.000 lavoratori che andranno in isopensione a partire dall'anno scorso fino alla fine di quest'anno, e io sono tra quelli perché mi mancano 4 anni, quindi a questi lavoratori veniva data la possibilità di andare via 4 anni prima, mi è stato proposto dal 1° dicembre, io l'ho accettato di buon grado, anche perché così mi sono tolto da questi ambienti dove tra wifi e cellulari non potrevo sottrarmi, perché quello è il mio lavoro, quindi... Bene. Per fortuna sono a casa. Io la ringrazio. In studio abbiamo Alessandro Polichetti, primo ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale Protezioni delle Radiazioni, e Giulio Maira, celebre neurochirurgo e autore di questo libro per Solferino, Il cervello è più grande dal cielo. Allora, quando è uscita la sentenza della Corte d'Appello di Torino, c'è stata una specie di sollevazione da parte del mondo accademico dicendo che ormai la magistratura ritiene di mettersi al posto perfino della scienza. Lei ha rilasciato delle interviste nelle quali pare di aver capito che lei escluda questo nesso. No. Non direttamente. Non escludiamo il nesso, diciamo che le evidenze scientifiche... Non avete la prova che... Esatto, sicuramente non è dimostrato il nesso causa-effetto, e le evidenze non sono neanche molto consistenti di un possibile nesso, però non abbiamo posizioni estreme né da un lato né dall'altro, né diciamo sicuramente non sono pericolose, né diciamo sicuramente sono pericolose. La comunità scientifica nel suo complesso ha posizioni anche abbastanza differenziate, ma è legittimo che c'è una discussione scientifica, ma diciamo che vanno un po' posizioni che sono simili a quello che ha detto l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, cioè i campi elettromagnetici a radiofrequenza sono possibilmente cancerogeni per gli esseri umani, che significa che ci sono dei sospetti provenienti da alcuni studi, però non confermati da altri studi, e quindi è una evidenza limitata praticamente. Professor Maira, lei ha operato tanti, tanti cervelli. Che opinione si è fatto delle conseguenze che può avere l'uso sistematico del cellulare attaccato all'orecchio? Ma intanto bisogna dire che il neurinoma dell'acustico, schwannoma o neuroma dell'acustico, è un tumore benigno che colpisce una persona su 100.000. Per cui, per capire se effettivamente c'è un rapporto, non voglio entrare nel merito della sentenza che è stata emessa, ma per capire se c'è un rapporto bisognerebbe fare uno studio epidemiologico enorme e capire che c'è un aumento di incidenza in utilizzatori di telefono rispetto a persone normali, per cui la logica di questa sentenza sfugge alla comprensione scientifica, con tutto il rispetto che bisogna avere sempre per la magistratura e per i dati. Si sono attenuti a dei dati scientifici. I dati scientifici sono tanti relativamente ai telefonini, ma sono dati scientifici molto eterogenei, perché se partiamo dall'inizio dell'uso del telefonino ad oggi è cambiato un mondo. È cambiato la potenza dei telefonini, la qualità, la tipologia e la distribuzione delle antenne emittenti,
è cambiato l'utilizzo che se ne fa, è cambiata l'età di origine, è aumentata in cui si comincia. La sicurezza. Quindi, allora, sì, direi che è aumentata la sicurezza. Allora, sono tanti lavori, ritornando ai lavori scientifici, sono lavori molto eterogenei, i quali però hanno un filo comune, il fatto che progressivamente la sicurezza dei telefonini è aumentata. Allora, se noi analizziamo dei dati scientifici di 20 anni fa, ovviamente possiamo trovare dei rischi molto più elevati di quanto non sia adesso. L'Istituto Superiore di Sanità ha fatto un lavoro scientifico estremamente importante, perché ha cercato di dare una logica, un senso a 30 anni di ricerca scientifica. I risultati di questi 30 anni di ricerca scientifica sono che dobbiamo essere sicuri, tranquilli sul fatto che possiamo utilizzare il telefono. Tuttavia, sempre l'Istituto Superiore di Sanità, ed è quello che si evince dall'analisi di tanti articoli scientifici, dice che ci sono due punti un pochino controversi, dubbi. Il primo punto è l'effetto dei telefonini sui tumori benigni nei casi di veramente forte esposizione. Come potrebbe essere quello di questo signore che ne ha fatto una forte esposizione? Perché questo? Perché sviluppandosi tumori benigni molto lentamente deve passare molto tempo prima di capire se c'è effettivamente un aumento dell'epidemiologia in questi tumori. Allora, abbiamo il telefono. E poi le dico il secondo punto che è molto importante. Allora, intanto sentiamo l'avvocato Stefano Bertone che assiste appunto Roberto Romeo. Allora, lui dice che questo è il primo caso nella storia giudiziaria mondiale in cui con due sentenze consecutive, e quindi una in primo grado e una in appello, ci sono solidi elementi per affermare un ruolo causale tra l'esposizione a radiofrequenze da telefono cellulare e la malattia insorta. Allora, vista l'incertezza, diciamo, della scienza, secondo lei i magistrati dove hanno trovato i solidi elementi? Guardi, i magistrati i solidi elementi li hanno trovati innanzitutto scartando dal valore di attendibilità gli studi conflitti con l'industria telefonica. E questo è un primo punto di cui non si è parlato. I magistrati dicono, questo punto estremamente importante, che buona parte della letteratura scientifica che esclude la cancerogenicità o che quantomeno sostiene che la ricerca giunta ad opposte conclusioni non possa essere considerata conclusiva, versa in posizioni di conflitto di interessi e conseguentemente ha una posizione meno attendibile degli studi indipendenti. E questo è un primo punto che ci spiega anche il conflitto apparente che in questi giorni viene discusso sui giornali. È un conflitto apparente, la comunità scientifica ha una posizione chiara, c'è una parte minoritaria che sostiene che non sia provato nessuno di causa, ma questa parte minoritaria in parte è legata al mondo dell'industria. Gli elementi che la Corte d'Appello ha trovato sono i dati epidemiologici, i risultati delle sperimentazioni sugli animali, l'accertata relazione dose-risposta fra l'esposizione e la malattia e la mancanza di un altro fattore che possa aver cagionato la patologia. Quello che è importante da sapere è che i magistrati non si sono sostituiti alla comunità scientifica. I magistrati hanno utilizzato la comunità scientifica per arrivare a questa conclusione. In primo grado c'erano giudici di primo grado che aveva nominato un consulente d'ufficio che aveva lavorato insieme ai nostri consulenti e a quelli dell'INAIL. In appello INAIL ha chiesto di rinnovare la consulenza tecnica e anche se noi eravamo convinti che il risultato sarebbe stato lo stesso, ci siamo dichiarati favorevoli, abbiamo detto il caso è importante, ha una rilevanza pubblica nazionale, rifacciamo pure la CTU. E quindi due consulenti della Corte d'Appello hanno lavorato con i tre consulenti dell'INAIL che hanno portato le linee del dottor Polichetti e del dottor Meyer con i nostri consulenti e alla fine hanno concluso in questo senso, cioè della solida esistenza. Parlano anche del rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità dell'agosto 2019 e lo scartano, la mettono da parte perché non tiene conto degli studi sugli animali, non tiene conto dell'aumento di incidenza dei neurinomi dell'acustico in alcune parti del mondo. E quindi in conclusione abbiamo tre giudici di Corte d'Appello che dopo aver visto tutta questa mole di lavoro scientifico analizzato da due medici legali concludono in questo senso. Quindi capisce che la questione è molto più semplice e molto più banale di quello che si è detto. Allora, soltanto il 6% della popolazione italiana, noi credo abbiamo il record mondiale di possesso dei telefonini, ne abbiamo in media due a testa, allora soltanto il 6% non li usa. Vediamo un momento che cosa è successo nell'uso dei cellulari con Domenico Potestio.
Le pare che non abbia il cellulare? Io comunico. Impossibile farne a meno. Il telefono cellulare, da strumento per pochi privilegiati, in breve diventa necessario, indispensabile e accessibile a una platea che abbraccia tutti. In Italia sono 50 milioni gli utenti. Si possiede un cellulare per contattare le persone care, familiari e amici. Ma il telefono dà anche un senso di sicurezza, come dichiara una parte degli utenti, che lo usa nelle situazioni di emergenza, per contrattempi o lo tiene con sé perché si sente più sicuro in situazioni di difficoltà. Credo di averlo da almeno 7-8 anni e lo uso per telefonare, perché per me questo oggetto deve telefonare. Tutto il resto, macchina fotografica, cineprese, io devo telefonare, quindi questo per me va benissimo. Io a casa ho la macchina fotografica, o quella uso quando devo fare delle foto fatte bene, queste te trovi in giro, vabbè, tanto per. Le funzioni che nel tempo hanno trasformato il cellulare hanno riscosso un gradimento che è cresciuto in un decennio dal 40% a oltre il 67%. Ormai è diventato indispensabile. Quindi dalle notizie? Certo, le notizie, l'ANSA, per affittare le macchine, email. Poi si comunica anche con le fotografie, con i video, è molto utile. Cose che con il telefono non si potrebbero fare. Usano il telefono per inviare testi scritti, sms, email, messaggeria istantanea il 61,7% delle persone di 6 anni e più, percentuale che sale oltre il 90% tra i giovanissimi. Il telefono cellulare è utilizzato come dispositivo multimediale per fare foto, video, ascoltare musica, giocare. La tendenza all'utilizzo del cellulare come dispositivo multimediale è largamente diffusa già fra i più piccoli di 6-10 anni, oltre il 70%. Una rivoluzione permanente che racchiude in un unico dispositivo una moltitudine di funzioni, grazie allo sviluppo delle app, dove si è registrata una crescita eccezionale. Da pochi milioni di app scaricate nel 2010, si è passati nel 2017 a un totale di 91,5 miliardi. WhatsApp ci sto pensando. Utilizzo soprattutto per WhatsApp, utilizzo anche dei social come Instagram. WhatsApp lo uso per chiamare e per messaggiare. Di giochi ne ho pochi io, però lo utilizzo soprattutto per chiamare, anche WhatsApp. Yeah. Provengo da lei per alcuni consigli pratici. Qual era il secondo punto che considerava importante? Il secondo punto importante è sempre un punto che è sottolineato dall'Istituto Superiore di Sanità, però devo dire che questo lavoro non è dell'Istituto Superiore di Sanità, ma è dell'Istituto Superiore di Sanità, del CNR, dell'Enea, di una serie di istituzioni. Io non voglio essere molto istituzionale, ma mi sembra un po' superficiale dire che queste istituzioni non sono attendibili. Hanno fatto un lavoro molto serio. Secondo punto molto importante, che cambiando l'uso di utilizzo del telefono, si dà il telefono come regalo di cresima ai bambini di 7, 5 anni, 6 anni, che cominciano a utilizzare il telefono. Ecco, un allarme che mette questo documento è che noi non sappiamo quali possono essere le conseguenze a lungo termine di un inizio di utilizzo del telefono ad un'età infantile, per tanti motivi. Perché gli organi sono più fragili? Primo perché l'osso è più fragile, quindi la penetrazione è maggiore. Secondo perché il tessuto cerebrale del bambino è un tessuto cerebrale in formazione, quindi già anatomicamente, strutturalmente e funzionalmente diverso da quello dell'adulto. Potrebbe essere più fragile. Se non ne abbiamo delle prove, potrebbe essere un rischio. Allora, siamo sempre possibilistici, non ci sono delle certezze. Quello che io dico, il segnale deve essere, dal mio punto di vista, utilizziamo tranquillamente i telefonini, però seguendo l'indicazione della sentenza del TAR che c'è stata recentemente, utilizziamo in modo intelligente, viva voce, auricolari, cerchiamo di mandare messaggi se è possibile, cerchiamo di non darlo ai bambini. E terzo punto molto importante, la comunità scientifica deve essere sempre in allerta. Stiamo aspettando per esempio un documento conclusivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che aggiungerà dati ulteriori a quanti abbiamo avuto dal nostro documento italiano. Quindi la comunità scientifica deve costantemente continuare a fare ricerca, ma non perché questo sia un allarme per l'utente, ma perché questo sia una sicurezza per l'utente, cioè non si trascura nulla. Allora, dottor Polichetti, lei dice che il cellulare emette radiazioni soltanto quando si parla o si trasmettono dati, questa è un'intervista a Repubblica, quindi se io metto il cellulare in tasca, non, e siccome il signor Romeo dice non mettete il cellulare in tasca, no, lei dice in tasca ci può andare. Allora, bisogna vedere in quale situazione si tiene il cellulare in tasca, perché per esempio
è un metodo ottimale per ridurre l'esposizione al campo elettromagnetico cellulare è l'uso dell'auricolare. Però se si usa l'auricolare per tenere lontano il telefono dalla testa e poi si tiene in tasca durante la conversazione, si sposta semplicemente l'esposizione dalla testa a un'altra parte del allora, corpo. Non serve niente l'auricolare. Cioè, se venisse usato così, infatti se si usa l'auricolare per questo motivo e non per avere le mani libere, perché è un altro motivo per cui si usa l'auricolare, conviene tenerlo appoggiato sul tavolo se si sta in macchina. Quindi io camminando non posso, non ho nessun beneficio. Questo è importante. È dal punto di vista dell'esposizione, al di là del fatto che neanche sappiamo se c'è un reale beneficio, perché come dicevo prima non è dimostrato che ci sia un rischio e quindi noi non possiamo quantificare un vantaggio nei termini di rischio, ma possiamo parlare di esposizione. Scusi la mia profonda ignoranza. Io avevo capito che se io metto il cellulare così, allora le radiazioni vanno al cervello. Sì. E io il cervello non ce l'ho qua sotto. Ma ho altre, quindi se me lo metto in tasca, che mi succede? No, ma ho altre parti del corpo che ipoteticamente, dato che stiamo sempre parlando in termini di possibilità, di cose che non sappiamo bene, se si utilizza a fini di precauzione l'auricolare, non ha molto senso. La maggior parte delle persone che usano l'auricolare o che usano adesso queste cuffiette costosissime, cuffiette ma molto efficaci anche, è perché si spostano. Se uno va in motorino e sta lì e tutti o guida e il cellulare, insomma, se in macchina lo mette al sedile vicino, ma infatti, spesso se lo metto in tasca. Ma infatti è un utilizzo dell'auricolare non per proteggersi ai campi elettromagnetici, ma per altri motivi, per avere le mani libere quando si porta il motorino. Il danno è lo potenzialissimo, è lo stesso che si telefoni o si mette in tasca. Se io faccio un WhatsApp è come se parlassi dal punto di vista dell'esposizione? Allora, dal punto di vista dell'esposizione, diciamo che è abbastanza confrontabile se c'è un trasferimento dati. È sempre il discorso se sta emettendo il telefonino. Cioè, se io parlo al telefono e mando un segnale, e sto emettendo il campo elettromagnetico, e se trasferisco dati, però per esempio se sto ricevendo dati, no, perché sono di ricezione. Per esempio, adesso vengono utilizzati i telefoni per scaricare video. Se si scarica il video, lì non c'è emissione, perché sia un trasferimento e ricezione praticamente dei dati e non sta emissione. Ma se io mando WhatsApp è come se telefonassi dal punto di vista dell'emissione. No, perché è immediato. WhatsApp no. Non è un film che no. Dura tanto nel tempo. Però viene considerato WhatsApp, dati, un messaggio. Trasmissione di dati, sì, WhatsApp viene considerato. Ma anche la trasmissione di dati dipende dal tipo di utilizzo che se ne fa. Se io mando un messaggio con WhatsApp è un attimo, l'esposizione dura pochissimo. Lei come telefona? Io telefono. Cioè, se le bugge, le cuffiette, eccetera. Non uso l'auricolare, uso il telefono appoggiato all'orecchio. Prego? Uso il telefono appoggiato all'orecchio. Perché ritengo che ci stanno ben altre cause di rischio da cui tutelarsi. Ora, se stiamo a pensare a tutte queste cose. Però, con questo non sto dicendo che la mia scelta personale debba essere la scelta di tutti. Ognuno ha le sue scelte personali, quindi chi si vuole cautelare da questo ipotetico rischio, perché per la maggioranza, se io metto il telefono in tasca posso avere potenzialmente gli stessi danni che se metto il telefono attaccato all'orecchio. Questo renderebbe inservibili per il 90% dei casi. Il problema del telefono in tasca di solito è perché è nato perché si diceva: se io ho il telefono in tasca ma non sto parlando, perché si tiene e c'è un segnale che viene inviato ogni tanto alla stazione radio base per far sapere dove è il telefono cellulare. E allora si è detto: tenendolo in tasca, anche se non si trasmette, può essere pericoloso. Ma in realtà l'esposizione è molto bassa, perché è un'esposizione che dura pochissimo, un segnale ogni tanto. Allora, siamo andati con Maria Cristina Bigongiali tra quelli che hanno sempre il telefono attaccato all'orecchio. Vediamo. Ti telefono no, poi morale in cantina. Quante ore usa il cellulare? Non lo so, 9 ore penso. 9 ore? 9 ore al giorno? Sì. Letto che c'è stata una sentenza che ha stabilito un nesso fra l'uso prolungato e la possibilità di ammalarsi? No, non l'ho letto, ma se comincia a preoccuparsi di queste cose finisce che non fa più niente. La sentenza dice così, ma la scienza ha detto di no. Quindi lei crede alla scienza? Devo per forza credere alla scienza, adesso mi fa comodo così. È un po' preoccupata che faccia male il telefono? Sì, certo. Quante ore lo usi? 7-8? Sì, è eccessivo. 5-6 ore. Sempre auricolare? Sempre auricolare. Ce l'ho sempre in mano. Sempre? Sì. Giorno e notte? Ormai io ci dormo ascoltando i video, quindi... Quante ore lo usa il cellulare, va? Una cifra. Tanto, ma senza auricolare
molto poco. Sì, quindi è preoccupato che possa fare male alla salute? No, speriamo di no. Quante ore state al cellulare? Veramente non lo so, dipende dai momenti, però un sacco di tempo è anche per i compiti, cioè sulla chat dei compiti. Da un'ora tipo alle 5-6 ore quando mi annoio. Ma i vostri genitori sono preoccupati? Vi dicono non state troppo al cellulare? Particolarmente mio padre, è una cosa veramente, a volte è un po' pesante. Non è scientificamente provato, però per telefonare sì, uso sempre gli auricolari. Ho letto, ma poi ho letto anche un altro articolo in cui veniva smentita una cosa del genere, quindi... Secondo me fa male se uno usa tanto, lo uso per lavoro. Alle 5-6 ore al giorno. 5-6 ore? Non sono tante? Dipende. Sai che potrebbe fare male? Sì, me l'aveva detto mia madre, però comunque il telefono è necessario, quindi cosa possiamo fare? Lo sto seguendo tutta questa tarantella, ma lo pensavo pure prima, però ormai siamo tutti schiavi, molto preoccupati, ma a parte il fatto del tumore, ma quello che sta scimolendo, come si dice, sta scimolendo l'umanità, sta cosa, cammino, tutto quanto così camminano, quindi. Ha sentito che quella ragazzina diceva passo molte ore la notte ascoltando i video, lì non c'è danno invece. Ma no, perché sta ricevendo. Sta ricevendo. Oh. Invece lei dice che il massimo delle missioni è alla chiamata, cioè quando io dico pronto, così, sì, quando, quando parte la mia chiamata, non quando la ricevo, o sì? Sì, no, anche quando si riceve, l'inizio della guerra. L'inizio della guerra, sì, poi sì. Scende invece. Poi scende, poi se è in movimento magari si cambia cella e quindi riaumenta, poi riscende, quindi c'è una variabilità. Insomma, siamo tornati, la cosa c'è, una sentenza che sarà immagino all'INA impugnata in Cassazione, vedremo come, speriamo che ci sia una unitarietà maggiore e con approfondimenti crescenti. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Esattamente. Mandare un documento e questo chiarirà tante cose. Dopo quello che abbiamo sentito stasera, che anche tenendo il telefono in tasca con l'auricolare è la stessa cosa, perché nessuno è d'accordo sui danni reali che si fanno in questo modo. A proposito di tumori, però, ecco, c'è questa campagna sponsorizzata dalla RAI, eccola qua, della Humanitas per combattere il tumore al pancreas con Fondazione Humanitas per la ricerca. 45592. Grazie per essere stati con noi, buonanotte. We'll be right back.